Ed eccoci qua, non so se sentite in sottofondo, sta piovendo forte, ogni tanto cade anche grandine. Allora, io in questi giorni non è che sia stato proprio benissimo in salute, però insomma oramai è una costante, un po' come è come se fossi sempre con mare molto mosso, ogni tanto si sale, ogni tanto si scende, però quando si scende ho la certezza che poi si risale. Sono alla vigilia della mia partenza per la Tunisia e non vedo l'ora, perché poi io quando comincio ad avere un programma in testa non vedo l'ora di metterlo in pratica, facendo non un errore, basta prendersi per il culo anche da soli, con la convinzione che partendo e cambiando vita poi se ne vanno tutti i problemi, le rogne, che non è assolutamente vero. Però è vero che ci si pensa meno a queste rogne, perché c'è l'entusiasmo di un nuovo inizio, andare poi alla ricerca proprio per conoscere un posto nuovo. Io poi in genere, quando sono andato all'estero, ho sempre cercato di studiare anche la storia dei posti dove vado, perché serve anche per capire. Dovrò imparare il francese, io però diciamo che me la cavicchio con altre lingue, l'inglese, il portoghese, il tedesco, un pochino anche con l'italiano, dovrò imparare anche il francese. L'arabo non ci provo nemmeno, perché ho un'età, insomma, diciamo, non riuscirei ad arrivare in tempo a capirne qualche cosa. Io adesso vado lì, poi avevo intenzione di fare un certo giro con la barca, probabilmente non avrò tutto questo tempo, perché la barca la porterò lì a maggio, a fine maggio, inizio giugno porterò la barca giù, però prima dovrò andare prima in Francia, poi probabilmente dovrò anche fare un salto negli Stati Uniti, da vedere, Stati Uniti oppure Francia, per poi andare là. Insomma, ho tutta una serie di impegni che per fortuna mi terranno occupato con la mente, non solo con la mente. Poi porterò con me quella che io chiamo la mia famiglia di San Nicola, Mario e Monica. Mario andrà in pensione a fine marzo, verranno anche loro giù. Anche se questo, devo dire, non è un problema, perché ho vissuto in tanti posti e lì dove sono andato mi sono sempre creato un mio giro e ho scoperto tante belle persone, e ancora oggi conservo tante belle amicizie proprio a distanza di anni. Comunque vi terrò al corrente, nel frattempo qua ha smesso di piovere, ma stanotte e domani sarà dura. Io comunque qua nella pancia di Horus, dentro questo guscio, mi sento protetto, tutto sommato sto anche bene. Buonanotte amici miei.